A Borgonovo questo fine settimana scatta l'ora del vino novello. I soci di Cantina Valtidone invitano all'annuale festa dove, puntuale a mezzogiorno, verrà stappata la prima delle 85.000 bottiglie di vino nuovo prodotte con le uve dei circa 220 soci della cooperativa vitivinicola borgonovese. Prima però ci sarà il tempo per premiare le classi vincitrici del concorso La Vita a 365 giorni, a cui hanno partecipato istituti scolastici di tutta la provincia con in palio ben 10.000 euro. C'è un po' di suspense anche per sapere qual è la scuola che ha vinto, quali sono i ragazzi che hanno fatto il calendario più bello e poi lanceremo la nuova iniziativa, il nuovo concorso per il 2019. Quindi un momento, una giornata piena sia il sabato 3 che domenica 4 con spettacoli, commedie, sketch, un aperitivo in musica il sabato sera fino dalle 7 alle 9 e poi Comic Club domenica per le famiglie, per i giovani, quindi un momento utile di gioia, di felicità e di assaggi di vino novello per tutti. Un impegno anche a favore dell'AMO? Sì, ecco, la giornata poi ha anche una finalità benefica, e cioè raccogliere fondi a favore di AMO. Sarà presente il professor Luigi Cavanna sabato mattina e anche nella giornata di domenica possibilmente, per ricordare che quello che facciamo deve essere anche un atto di sensibilità a favore della ricerca contro il cancro, e poi anche per ricordare che i 220 soci proprietari di Cantina Valtidone vogliono finalizzare la giornata anche per fare del bene, perché noi siamo una cooperativa e quindi dobbiamo ricordare anche che c'è un momento a favore degli altri che è molto importante.